Buon pomeriggio a tutti. Invitiamo i presenti a voler cortesemente prendere posto e a voler spegnere i telefoni cellulari. Grazie. Diamo inizio alla cerimonia di consegna della 44esima edizione del Premio Internazionale Guido d'Orso. Ricordo che la cerimonia viene trasmessa in diretta streaming sul sito web del Senato, sul sito e sulla pagina Facebook dell'Associazione d'Orso. Prende ora la parola il presidente dell'Associazione d'Orso, Nicola Squitieri. Buon pomeriggio. A nome dell'Associazione d'Orso, che ho l'onore di presiedere, desidero rivolgere un grato saluto alle autorità, ai premiati e a tutti gli intervenuti di questa sera, in particolar modo al Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che da sempre è vicino al nostro impegno culturale e civile ed è stato anche egli stesso destinatario nel 2008 del Premio d'Orso. Il messaggio che ci ha lasciato Guido d'Orso è stata una lezione di moralità e di rigore, ancora oggi sferzante e stimolante, da cui possono trarre ispirazione le nuove generazioni per avvicinarsi alla politica ed innovarla. Sono parole queste pronunciate da Giorgio Napolitano in occasione del conferimento nel 1998 del Premio d'Orso. Ci è sembrato questo il modo migliore per aprire l'odierna cerimonia e rendere così anche noi un sincero omaggio all'ex Presidente della Repubblica scomparso il 22 settembre scorso. Vorrei poi anche ricordare che con l'elezione di Napolitano al Quirinale, dopo quelle di Enrico De Nicola e di Giovanni Leone, fu segnato ancora una volta il prestigioso primato di Napoli e per l'intero Mezzogiorno quello cioè di aver dato al Paese tre grandi uomini di Stato che con la loro straordinaria testimonianza politica e umana smentiscono nei fatti anche tanti luoghi comuni sulla classe politica del nostro Mezzogiorno. Con la celebrazione di questa 44esima edizione del Premio d'Orso abbiamo certamente raggiunto un traguardo sempre più raro attraverso un percorso che ormai dal 1970 in poi ha avuto il particolare merito di accendere i riflettori su tante eccellenze del nostro Mezzogiorno. I 100 uomini di ferro di d'orsiana memoria che oggi arricchiscono l'albo d'onore del premio, ciascuno nei vari settori di provenienza, hanno contribuito a far crescere a livello economico, sociale e culturale il nostro Paese, consentendo così anche di offrire una nuova chiave di lettura del nostro Sud. I consensi raccolti negli anni dal Premio d'Orso vanno anche certamente individuati con la squadra che ha dato e dà vita all'iniziativa e al prestigioso parterre di patrocini dal Senato della Repubblica che ospita dal 2000 l'evento al Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'Università degli Studi di Napoli Federico II. A queste tre grandi istituzioni del Paese vada il nostro augurio per gli importanti traguardi conseguiti nel 2023. Il Senato, che festeggia i 75 anni della sua prima seduta, il CNR con i 100 anni della sua Costituzione e gli 800 anni che si appresta a raggiungere nel 2024 la Federico II. Un saluto e un rinnovato ringraziamento per il lavoro svolto desidero poi rivolgere all'autorevole commissione giudicatrice composta dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Raffaele Fitto, anch'egli destinatario del Premio d'Orso nell'ormai lontano 2004, al professor Andrea Matucci, presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione d'Orso, dal professor Orazio Abamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli, dalla professoressa Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, e dal professor Matteo Lorito, rettore dell'Università di Napoli Federico II, qui autorevolmente rappresentato dal professor Filippo De Rossi, Premio d'Orso lo scorso anno. Il ministro Fitto e la presidente Carrozza,
impegnati entrambi in missioni fuori dall'Italia e all'estero, hanno fatto pervenire il loro augurio ai premiati e il saluto a tutti i convenuti. Con la commissione giudicatrice desidero anche poi rivolgere un grato saluto agli amici del Comitato Scientifico dell'Associazione, qui rappresentati da Marta Erling, Filippo Patroni Griffi e Giulio Tarro. Al Presidente del Senato Ignazio La Russa va il nostro ringraziamento per aver voluto riconfermare quel consolidato rapporto di collaborazione, vissuto anche con la piena condivisione delle finalità culturali e civili del premio, una condivisione da sempre manifestata anche dalla famiglia D'Urso, attraverso la professoressa Elisa D'Urso. Questa 44esima edizione ha avuto un significativo prologo, di cui state vedendo delle immagini, con la consegna a Napoli, a Palazzo San Giacomo, del premio D'Urso all'ex sindaco di New York, Bill de Blasio, nel corso di una cerimonia che ha visto l'intervento del sindaco della città, Gaetano Manfredi, anch'egli destinatario nel 2021 del nostro premio. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, testimoniando così la sua rinnovata attenzione nei confronti della nostra iniziativa, ha voluto confermare l'assegnazione di un personale ambito riconoscimento che viene oggi destinato alla Fondazione Sicilia, presieduta da Raffaele Bonsignore. Con la pubblicazione di un numero speciale della rivista politica meridionalista Civiltà d'Europa, dedicato all'importante traguardo dei suoi primi 50 anni di vita, nel corso dell'anno abbiamo anche realizzato, con il coinvolgimento delle varie realtà territoriali del Sud, una serie di iniziative di carattere economico e culturale, in piena condivisione dei comuni obiettivi da perseguire, cioè di fare sempre più squadra per il risveglio del nostro Mezzogiorno. Per la significativa e preziosa collaborazione prestata alla realizzazione di tutte queste attività e di queste nostre finalità, desidero anche ringraziare una volta insieme a tutti gli amici dell'Associazione e il nostro segretario generale Francesco Saverio Coppola, e di rivolgere anche un grato saluto al Presidente del Comitato Organizzatore Michele Giannattasio. Anche questa 44esima edizione del premio vede destinatari dei riconoscimenti autorevoli esponenti delle istituzioni, dell'economia, della ricerca e della cultura, che quali nuovi ambasciatori del Mezzogiorno andranno ad arricchire il prestigioso albo d'onore del D'Urso con un simbolico passaggio di testimone che annualmente il premio propone attraverso l'assegnazione del riconoscimento ad un giovane laureato e che oggi viene assegnato alla dottoressa Giovanna Sebastianelli dell'Università del Molise. E nel concludere vorrei ricordare i 75 anni dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, che ha visto la sua nascita proprio in questo palazzo. Desideriamo formulare ancora una volta l'auspicio che anche il Parlamento possa presto tradurre in realtà quell'articolo che parla di eguaglianza dei cittadini, più volte richiamato dal Presidente della Repubblica Mattarella e purtroppo finora ancora molto disatteso. Grazie. Invito il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, per un saluto. Buonasera a tutti. Saluto i tantissimi amici che sono presenti, quasi una riunione familiare, perché ci sono a questo tavolo, ma anche nel pubblico, persone con cui ho un'ampia frequentazione. E oggi avrò l'onore di premiare la professoressa Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale, per me è un grandissimo onore. Io ho ricevuto anni fa questo premio, ed è fra i tanti premi che ho ricevuto forse tra quelli che ritengo più importanti, perché è legato alla memoria di un grande meridionalista, lo dico da napoletano, che fu Guido D'Urso. Come iniziò il mio rapporto con Guido D'Urso? Il mio rapporto, ovviamente mai un rapporto diretto, rapporto diciamo intellettuale, culturale, iniziò quando io collaborai, ebbi il grande privilegio di collaborare alla rivista Nord e Sud, una importante rivista meridionalista promossa da un grande altro meridionalista che è stato Francesco Compagni, una persona alla quale io mi sento idealmente legato. E io, giovanissimo giornalista, credo che non fossi neanche giornalista professionista, mi fui chiamato a fare delle recensioni di libri per la rivista Nord e Sud. E in quell'occasione
io sentivo riecheggiare i nomi dei grandi meridionalisti e soprattutto il nome di Guido D'Orso. Quindi di qui poi la curiosità intellettuale di andare a rivedere D'Orso. Ecco, che cosa è rimasto di D'Orso, della sua lezione, che ancora oggi ha un'immensa attualità? L'essere sferzante anche nei confronti dei meridionali. Il vero meridionalista, ma questo ce l'aveva già insegnato Giustino Fortunato, deve mettere davanti i suoi doveri prima ancora che i suoi diritti. Non deve piangere su se stesso, ma deve operare per il riscatto del Mezzogiorno. Io credo che questa sia una grandissima lezione. Poi Guido D'Orso nella sua carriera intellettuale fu legato ad un altro nome importante che mi è molto caro, che io più volte ho riprodotto nei miei libri, che è Piero Gobetti. Piero Gobetti è un intellettuale straordinario, purtroppo scomparso molto giovane, e anche lui scrisse il Manifesto degli Apoti con Giuseppe Prezzolini. Gli apoti sono coloro i quali non la bevono. Qui c'è il mio collega giornalista Roberto Napoletano e il mio collega giornalista Ottavio Ragone. Bene, noi apparteniamo a quelli che non la bevono, nel senso che vogliono indagare sulle cose, fare un ragionamento sulle cose e non assimilano pregiudizialmente dei concetti e degli slogan, ma vogliono ragionare sulle cose senza alcun pregiudizio. Credo che anche Guido D'Orso abbia fatto proprio a questa sua lezione. Quindi per me è un grande onore essere qui. La parola cultura ha un'etimologia, secondo alcuni viene da colere, che significa il culto degli dèi, ma non inteso in senso religioso, ma in senso di uno spirito, un culto dello spirito. E io dico sempre ai giovani che la cultura è centrale per elevare la qualità della vita delle persone. Vedete, quando vado in giro, e mi capita molto spesso, io dico che c'è un diritto diffuso alla cultura. Si potrebbe anche dire che la cultura è un diritto universale, nel senso che migliora la qualità della vita dei cittadini, migliora ciascuno di noi, e quindi è bene che ovunque ci sia cultura. Io dico sempre che in ogni comune ci dovrebbe essere un teatro, una sala cinematografica, una biblioteca, un luogo di incontro per i giovani per ragionare di cultura. E tutto questo appartiene anche alla lezione di questo straordinario personaggio che è Guido D'Orso, di cui, ripeto, esiste, del cui pensiero esiste secondo me una grande attualità. Non era previsto il mio intervento, ho detto qualcosa perché lo sentivo dal profondo del cuore. Del resto, con Nicola Squitieri, anche con lui, un profondo legame anche professionale, giornalistico, e quindi grazie per l'invito. E diamo allora inizio alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti con la lettura delle motivazioni, e invitiamo cortesemente tutti i premiati a voler contenere i loro interventi entro i 5 minuti nel rispetto dei tempi previsti per la diretta streaming. Il premio D'Orso 2023 a Silvana Sciarra. Laureata in giurisprudenza all'Università di Bari con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto del lavoro con Gino Giugni, Silvana Sciarra è la seconda donna a ricoprire la quinta carica più alta dello Stato e la prima ad essere eletta dal Parlamento con largo suffragio. Sempre presso l'Ateneo di Bari, la Presidente Sciarra ha iniziato il suo prestigioso percorso accademico, proseguito poi nelle Università di Siena e di Firenze, dove attualmente è professore emerito di diritto del lavoro e diritto sociale europeo. Dagli anni 70 Silvana Sciarra ha svolto una intensa attività di ricerca e di insegnamento in prestigiose università degli Stati Uniti, del Regno Unito e in Svezia. Nel 2006 ha ricevuto il dottorato in giurisprudenza honoris causa dall'Università di Stoccolma e nel 2012 dall'Università di Hasselt. Ha collaborato con la Commissione europea in numerosi progetti di diritto comparato del lavoro, coordinando gruppi di esperti dei vari stati della comunità. Di particolare rilevanza la sua vasta produzione scientifica e le pronunce di sentenze in materia di diritto del lavoro emesse nel corso del suo mandato. Nata nella terra di Aldo Moro e di altri insigni esponenti del mondo del diritto, si può senz'altro affermare che Silvana Sciarra ha saputo ben raccogliere il loro testimone, realizzando un esemplare percorso accademico e istituzionale. Con l'assegnazione del premio D'Orso alla Presidente Sciarra,
La giuria ha inteso anche ricordare il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, firmata proprio in questo palazzo da un altro grande meridionale, Enrico De Nicola. Consegna il premio il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. Momento di grande emozione ricevere un premio, questo in particolare, e non so se capita a qualcuno di voi, ma ci si chiede sempre, ma l'ho meritato davvero questo premio? Allora, per cercare di convincere me stessa di averlo meritato, sono tornata indietro alla mia terra, che è la Puglia, e grazie per aver citato l'Università Aldo Moro, università in cui io mi sono laureata. Sono tornata alla mia terra perché effettivamente devo molto alla mia città, alla mia università, ovviamente moltissimo alla mia famiglia. E la mia città, che è stata attraversata nei miei anni giovanili dal pensiero di Tommaso Fiore e dal suo popolo di formiche, che interloquiva con Guido d'Orso, e per aver Guido d'Orso seminato, soprattutto con la sua rivoluzione meridionale, un pensiero non acritico, che ha consentito a così tanti studiosi della mia città, cito fra tutti Franco Cassano, che ha elaborato il suo pensiero meridiano, di non essere succubi, di sentirsi pronti a reagire, di dare quindi al Sud questa impronta di movimento e di dinamismo che merita. E penso che molto di questo spirito combattivo che abbiamo vissuto anche in una generazione più giovane del meridionalista, per esempio Tommaso Fiore che ho citato, e di altri, questo spirito combattivo forse ci è anche venuto da studiosi che hanno diffuso un pensiero così stimolante, così provocatorio per certi aspetti. Quindi un Sud in cammino di cui sono orgogliosa, e grazie ancora per aver pensato a me con questo premio che ricevo con grande soddisfazione, che porterò con me. Sono verso la fine del mio mandato, quindi questo davvero rappresenta, come dire, un compimento di un lavoro che spero di aver interpretato nel modo giusto. 75 anni della Costituzione, anche questo è un bel momento, e la Corte è stata chiamata a celebrare questo importante avvenimento in varie occasioni. Lo stiamo facendo, mi piace dire solo questo in conclusione, nelle scuole, ritornando come giudici costituzionali a incontrare gli studenti e illustrare i valori della Costituzione e il ruolo della Corte Costituzionale. E l'ho fatto proprio questa settimana tornando in Puglia, nella città di Aldo Moro, a Maglie, dove ho incontrato splendidi studenti. Quindi continua un pensiero meridionale molto, molto forte e molto dinamico. Grazie davvero. Premio d'Orso 2023 ad Andrea Graziosi. Andrea Graziosi è il professore ordinario di storia contemporanea nell'Università Federico II di Napoli, dove nel 1977 si è laureato con lode in economia ed è stato ricercatore confermato di storia economica. Attualmente è associé presso il Centre d'études du monde russe École des hautes études en sciences sociales, Fellow presso l'Harvard Ukrainian Research Institute, Fellow presso il Davis Center for Russian Studies, Harvard University. Chiedo scusa per le mie lingue straniere, ma sono pessimo, quindi chiedo anticipatamente scusa per quando dovrò leggere altre cose. Nel corso della sua prestigiosa carriera accademica è stato presidente del corso di studi in scienze politiche dell'amministrazione dal 2004 al 2007. È presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea dal 2007 al 2011. Ha insegnato e ricoperto posizioni accademiche presso prestigiosi atenei e centri di studi internazionali. Andrea Graziosi
è tra i massimi esperti della valutazione e della ricerca del sistema universitario, come dimostrano i numerosi importanti incarichi da lui ricoperti. Storico di altissimo profilo, ha dedicato i suoi studi alla storia contemporanea, in particolare ad alcuni ambiti di ricerca, quali storia ucraina, russa e sovietica del XIX e del XX secolo, storia rurale, storia delle carestie politiche, storia dell'Europa orientale, storia europea comparata, storia dell'Italia contemporanea, storia politica delle lingue, genocidi e violenza categoriale di massa, storia e uso della classificazione umana. Le sue numerose pubblicazioni sono state tradotte in varie lingue. Nel 2005, per la qualità della sua attività di ricerca, il professor Graziosi è stato insignito dell'Ordine di Yaroslav il Saggio con decreto del Presidente della Repubblica Ucraina. E per il contributo alla storia ucraina ha ricevuto il premio della Antonovich Foundation 2011. Ad alcuni dei suoi libri sono stati attribuiti prestigiosi premi letterari. Consegna il premio il professor Filippo De Rossi. Naturalmente sono anch'io molto grato alla Fondazione D'Orso e sono grato di ricevere questo premio, nessuno sa mai se mi rimerito o no, perché è vero che il mio rapporto, io sono romano, sono nato a Roma ma sono andato a vivere a Napoli molto presto, a 7 anni sono cresciuto e mi sono laureato a Napoli perché i miei genitori andarono lì a fondare il laboratorio di genetica e biofisica con Buzzati Traverso e Cavalli Sforza. E io sono rimasto a Napoli e quando loro se ne sono andati ho continuato a rimanerci, seppur andando spesso all'estero. E a quest'idea del Meridione sono stato legato sempre. Mi sono laureato in economia con Augusto Graziani, che credo, diciamo, premio D'Orso anche lui, mi ha insegnato tante cose. E Napoli e il Meridione hanno contato tantissimo nella mia vita, nel mio pensiero come storico, nella mia esperienza di amministrazione dell'Università della Ricerca all'Anvur e ancora pochi anni fa con la creazione della Scuola Superiore Meridionale, la prima scuola superiore del Meridione a cui ho contribuito. Ecco, profitto di questa cosa per dire due cose a cui tengo che brevissimamente che ho tratto da queste mie varie esperienze e le dico perché ne sono profondamente convinto. Va molto, la moda è un brutto termine, però usa molto dire che le università devono guardare al territorio, che le università devono guardare le città, devono guardare le loro regioni. Ci sono inviti continui ai nostri giovani. Questo è tutto vero, naturalmente. Io credo però che se si sottolinea questo si fa un disservizio all'università, ai nostri giovani, al Meridione. Io credo che noi garantiamo queste cose se diciamo all'università, alla cultura e alla scienza ai giovani di guardare in alto, di guardare fuori. E solo così abbiamo una ricaduta anche di lievito nel nostro meridione e sul territorio. Noi dobbiamo portare il mondo nel territorio e nelle città. E per farlo e per arricchirli bisogna guardare su e poi ritornare giù. Io su questo non ho dubbi. E anche la formazione, la ricaduta diventa molto più ricca se si fa questo. Quindi io, da lettore giovanile di D'Orso, anche grazie a Graziani, ma anche grazie a altre persone, mi piace ricordare, per esempio Vittorio Foa, che è stato uno dei miei maestri, di questa apertura e di questa necessità di respiro e di apertura per il Meridione, di non guardare a se stesso, ma di guardare e riportare. Credo che ce l'hanno insegnato più volte e l'hanno sottolineato. Io credo che questa è una lezione che non dobbiamo dimenticare mai. Grazie mille, grazie alla Fondazione. Premio D'Orso 2023
a Valeria Palomba. L'attività di ricerca della dottoressa Valeria Palomba presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate delle Energie, ITAE, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina, è incentrata sullo sviluppo di sistemi innovativi di conversione di energia termica e di accumulo termico, principalmente per applicazioni di accumulo di media-lunga durata. Ciò utilizzando la tecnologia di accumulo definita accumulo termochimico mediante reazioni di adsorbimento e sfruttando l'ibridizzazione tra le reti termiche ed elettriche, secondo la filosofia del sector coupling. Tale ricerca è portata avanti nell'ambito dei progetti europei Hypergrid e iStor, di cui la dottoressa Palomba è responsabile scientifico per il Consiglio Nazionale delle Ricerche. In entrambi i progetti è previsto il test presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate dell'Energia del CNR di Messina di sistemi di accumulo termochimico che verranno successivamente installati presso siti pilota in Polonia, Irlanda e Spagna. L'attività di ricerca mira a rendere il CNR ITAE un centro di riferimento per la tecnologia di adsorbimento nel panorama europeo, cioè l'utilizzo di energia termica e il suo accumulo. Questa attività per la realizzazione di norme internazionali per le metodologie di test su pompe di calore è rinforzata dalla pubblicazione di un CEN Workshop Agreement, attualmente nella fase di consultazione pubblica, su Experimental Characterization of the Hybrid Heat Pump Module, di cui la dottoressa Palomba è coautrice. Si tratta del primo passo verso la realizzazione di uno standard per i sistemi di conversione e accumulo di energia termica di tipo ibrido, termico-elettrico, per i quali non esistono ancora metodi e laboratori accreditati in Europa. Consegna il premio il professor Giulio Tarro. Grazie a tutti, grazie al Comitato Scientifico. Anche per me è un onore essere qui e ricevere questo premio in compagnia di personaggi noti e molto più importanti di me. Io vengo da Messina. Messina, in tutte le classifiche nazionali recenti, è considerata come una delle città che più stanno invecchiando. Stanno invecchiando non solo perché non nascono giovani, ma perché c'è una fortissima emigrazione. Io ho avuto la fortuna di poter studiare a Messina e di poter continuare a lavorare a Messina. Ma, come diceva il professor Graziosi, questo attaccamento al territorio può avere un senso e non è sterile solo se si va oltre, si guarda oltre. Ho avuto la possibilità di lavorare a Messina e cerco di impegnarmi ogni giorno, e come me tantissimi ricercatori come me precari, che ogni giorno si impegnano per portare l'Europa, per portare il mondo al sud. E si dice sempre che servono più fondi per la ricerca, che la ricerca è importante. Credo che sia veramente così, soprattutto per il mezzogiorno, in cui creare grandi mega aziende industriali o mega complessi industriali sicuramente aiuterebbe e sicuramente è possibile, ma è ancora più efficiente, ancora più importante spingere verso ricerca, verso settori di frontiera che possano effettivamente contribuire a realizzare quel passo in avanti, quel dinamismo del mezzogiorno che è quello che ci manca per rendere prima di tutto l'Italia e poi la nostra terra come un centro di eccellenza e come un vero faro verso l'Europa, perché a Messina è nata l'Europa, in Italia è nata l'Europa ed è importante per noi tutti i giovani avere spesso visibilità anche grazie a questi riconoscimenti. Grazie. Premio d'Orso 2023 a Ottavio Ragone. Nel 1991
Ottavio Ragone si laurea con lode in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo, presso l'Università L'Orientale di Napoli, dopo aver già esordito nel giornalismo nel 1987 con il quotidiano Paese Sera. Nel 1992 viene assunto dall'allora direttore Eugenio Scalfari nella redazione di Napoli di Repubblica, dove si occupa di cronaca giudiziaria durante gli anni dell'inchiesta Mani Pulite e successivamente di politica, per poi essere nominato nel 2015 capo della redazione stessa. L'impegno per offrire al lettore l'informazione più corretta sui fatti della cronaca, della politica, della cultura, di tutti gli aspetti della vita quotidiana di una realtà complessa come Napoli è sorretto dallo sforzo intellettuale di proporre chiavi di lettura della città e della sua storia che consentano di individuarne le prospettive future di sviluppo. Su questi temi, nel 2016, cura un volume monografico della rivista di cultura politica Quaderni del Circolo Rosselli, edito da Pacini con il patrocinio della Regione Toscana, intitolato 40 voci per Napoli, che raccoglie saggi di docenti universitari, imprenditori, scrittori, esponenti del cinema e del teatro, a ciascuno dei quali viene chiesto di indicare le direzioni di sviluppo della città nei prossimi decenni. È questo un primo fortunato esperimento che spinge Ragone a concepire un progetto culturale più ambizioso in cui sia coinvolto il suo stesso giornale. A partire dal maggio del 2021 promuove la collana editoriale 90-20, stampata a Napoli da Guida Editori, di cui sono stati pubblicati 24 libri, quelli più recenti, Napoli 1943 e Salerno 1943, raccontano una Napoli e un Sud che mostrano nell'ottantesimo anniversario celebrato pochi giorni fa i valori democratici e identitari di una gente che non si è mai arresa. Dopo il successo dell'iniziativa, Repubblica, sull'esempio di Napoli, ha promosso la pubblicazione di una collana di libri in ogni grande città italiana in cui è attiva una redazione del giornale. Si può ben dire che Ottavio Ragone è riuscito a raccontare un mezzogiorno diverso e ricco di potenzialità, con un impegno professionale e civile che rappresenta un significativo esempio di quando il giornalismo si fa anche cultura. Consegna il premio il professor Filippo De Rossi. Buonasera a tutti e grazie per queste parole molto belle che mi emozionano. Ovviamente sono per me un grandissimo onore e sono grato per questo prestigioso riconoscimento che premia tanti anni di fatica e di impegno sul campo. Io credo, come tutti i colleghi del mio giornale, in un Sud operoso, fattivo, nel contesto italiano e internazionale, mai ripiegato su se stesso, ma sempre con saldi legami, che è una visione di scenario. Un Sud che vede i problemi, le denuncia, ma al tempo stesso vede le enorme possibilità di crescita e le opportunità, anche nelle difficoltà della nostra vita e della nostra attività quotidiana. A Napoli e in tutto il Sud che ci sono enormi e noi le denunciamo sempre. Però noi intendiamo valorizzare, nella giusta misura che il nostro ruolo di informazione ci consente, le energie sane e positive che credono con fiducia nel cambiamento attraverso l'innovazione, la cultura, la crescita dell'economia, la difesa dell'ambiente e dei diritti sociali e soprattutto la valorizzazione del merito di chi è bravo. Una realizzazione concreta di tutto questo è stata la collana editoriale 90-20 che nasce per i 30 anni alla nostra redazione di Napoli nel 2020, era il periodo del Covid e allora noi per reagire alla crisi abbiamo lavorato di più. Invece delle 12 ore solite, 14 anche di più, con passione e con lo sforzo di tutta la redazione, un comune sforzo di elaborazione con la collega Concita Sannino e con tutti gli altri. Abbiamo prodotto 24 titoli in 3 anni, con 305.000 libri venduti, una media di circa 100.000 libri l'anno e 186.000 copie in più del giornale. Abbiamo toccato i temi più vari, Pompei, la Reggia di Caserta, Palazzo Reale,
il caso Siani, Troisi, La Capria, Carosone, Maradona, lo scudetto che ha stravenduto, ma ha affrontato non solo in chiave di sportiva ovviamente, ma in chiave culturale, tenendo insieme tanto, è il più venduto finora, 45.000 copie, solo per questo volume. Ora, la cosa importante anche la notizia di oggi è che il gruppo ci ha chiesto, mi ha chiesto di coordinare queste iniziative nelle altre grandi città italiane. Diciamo che dall'esperimento di Napoli noi cercheremo, affiancando ovviamente gli altri, di fare lo stesso, e questo è per noi un ulteriore motivo di gioia. E quindi, insomma, questa è veramente una bella giornata. Io infine, da buon meridionale, quale con orgoglio rivendico di essere, ringrazio per questa fatica che ho sostenuto in questi anni, molto molto impegnativa, mia moglie Tina, i miei ragazzi Fabio, Marco e Giuseppe, mia madre Emma, mio padre Melchiorre, che da tanti anni purtroppo non c'è più. Grazie. Premio d'Orso 2023 a Emanuele Grimaldi. Fondato nel 1947, il gruppo Grimaldi, con sede a Napoli, è un gruppo multinazionale di logistica integrata, specializzato nel trasporto marittimo di auto, merci rotabili, container e passeggeri. Il gruppo, di proprietà della famiglia Grimaldi, coniuga una visione globale del mercato, con tradizioni e valori familiari, con strategie logistiche di ampio raggio e un'attenzione alla transizione digitale e verde. 7 principali compagnie di navigazione, con una flotta di oltre 130 navi, servizi di trasporto marittimo di merci rotabili e container tra il Nord Europa, il Mar Baltico, il Mediterraneo, l'Africa occidentale, il Nord e il Sud America. Il personale marittimo e di terra del gruppo conta circa 18.000 dipendenti. La storia di questa famiglia del Mezzogiorno è ben illustrata nel libro Grimaldi Armatori, storia di una famiglia e di un'impresa. I Grimaldi rappresentano un caso di capitalismo familiare che nel corso delle generazioni ha cercato di coniugare eticità e valore imprenditoriale, un'eccellenza napoletana con il cuore e il cervello saldamente mantenuto nel capoluogo campano. Un uomo chiave nello sviluppo del gruppo è Emanuele Grimaldi, suo amministratore delegato, primo italiano presidente dell'International Chamber of Shipping, fondata nel 1921. È stato presidente di Confitarma, l'associazione degli armatori italiani, e presidente di EXA, la European Community Ship Owners Association. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti legati alla sua attività, fra cui il Cavalierato del Mare, istituito da Mare Vivo. Non solo imprenditore, ma anche un uomo attento al sociale tramite la Fondazione Grimaldi, di cui è presidente e amministratore. Sostiene infatti il programma Viva gli Anziani di Sant'Egidio. Inoltre, la Fondazione porta avanti progetti per il sostegno a marittimi e collaboratori, la Scuola della Famiglia, progetti per il sociale. Promuove il premio annuale Mare Nostrum Awards, uno dei pochi premi italiani dedicati al mare. E chiudiamo questa motivazione con una sua frase, rilasciata durante un'intervista, sul perché non ha lasciato Napoli. Non ho mai pensato di andare via. Posso offrire lavoro, posso dare speranza a qualcuno. È una gioia per me. Non ho tentennato nemmeno quando mio fratello Gianluca è stato rapito nel 1981. Fu un periodo orribile che ha segnato la vita di tutta la nostra famiglia e ancora oggi è difficile da dimenticare. Ma continuo ad amare la mia città e non vorrei mai abbandonarla. Consegna il premio il giudice Filippo Patroni Griffi. Prima di tutto grazie per le belle parole e per questa presentazione. Buonasera a tutti, e per me è veramente un motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione essere oggi qui e ricevere questo premio Guido d'Orso come ambasciatore del Mezzogiorno nella sezione imprenditoria. Desidero pertanto ringraziare l'associazione in persona del suo presidente Nicola Squittieri,
segretario generale Saverio Coppola e l'intero consiglio direttivo. Brevemente, la storia del gruppo Grimaldi è, come è stato ben detto, proprio indissolubilmente legata alla città di Napoli, dove da sempre c'è il nostro quartiere generale, il centro nevralgico delle attività del gruppo che operano in tutti e cinque i continenti. Il gruppo Grimaldi viene fondato nel 1947 da mio padre, anche se mio padre era nipote di un grande armatore, Gioacchino Lauro, nipote di Achille Lauro, e dai suoi quattro fratelli, circa 80 anni fa. Da allora è cresciuto costantemente attraverso l'aggiunta di nuovi collegamenti, nuove navi, e attualmente è il primo gruppo armatoriale italiano, forse il più grande operatore del trasporto di rotabili in tutto il mondo. Contemporaneamente allo sviluppo della flotta mi sono impegnato anche, diciamo, per la nostra categoria, quindi ho avuto la responsabilità di presiedere gli armatori italiani, quelli europei e quelli internazionali, sempre avendo un occhio molto attento soprattutto alla sicurezza del trasporto e ai marittimi, perché i marittimi sono al centro ovviamente delle nostre attività e noi ne abbiamo oltre 10.000 che lavorano con noi e soprattutto in questi ultimi anni di pandemia veramente hanno sofferto in maniera enorme, terribile, perché spesso non potevano tornare a casa, spesso non potevano, diciamo, nemmeno non esistevano gli aerei per mesi interi, quindi e spesso si sono ammalati e qualche volta dai alcuni governi non sono stati nemmeno ospitalizzati, quindi il problema è stato molto grosso. Ma insomma, oltre all'attività del gruppo, che come dico ha avuto un grande successo, ci siamo occupati anche del sociale attraverso la Fondazione Grimaldi. La Fondazione Grimaldi è stata un pilastro della nostra corporate social responsibility. E ci sono varie iniziative solidarie che sono a favore dei più bisognosi e abbiamo recentemente acquistato due grandi istituti, uno è il Bianchi e l'altro San Giovanna d'Arco, dove diciamo, si svolgono tante attività, insomma, ne sono state menzionate alcune, ma anzi per i malati di Alzheimer, per i bambini, per la scuola della famiglia e tante altre attività. La fondazione oggi è la principale fondazione nel centro-sud Italia, sia per somme erogate, finanziate principalmente col patrimonio della famiglia Grimaldi, ma beneficia anche di contributi economici che vengono dalle società, una parte dei profitti vengono devoluti, e da altri benefattori che partecipano a questo. Tutto ciò oggi ovviamente è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un po' la nostra idea del business che deve essere sostenibile e solidale. Rivolgo quindi a tutti il ringraziamento all'Associazione Guido D'Orso e desidero inoltre estendere le mie più vive congratulazioni a tutti gli altri premiati che sono qui oggi. Grazie. Premio D'Orso 2023 a Mimmo Cuticchio. Un doppio applauso fa sempre bene, ma al ministro San Giuliano. Non ci mancherebbe. Salutiamo la presidente Sciara e il ministro San Giuliano che si allontanano e grazie per la partecipazione. E riprendiamo con la motivazione del premio D'Orso a Mimmo Cuticchio. L'UNESCO nel 2001 riconosce il Teatro dei Pupi come capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Nelle sue forme più classiche e codificate, lo spettacolo dei pupi prende forma a metà Ottocento, quando vengono messe in scena storie di banditi e santi e soprattutto le popolarissime vicende dei paladini di Francia. Tra le famiglie di pupari siciliani più note, i Cuticchio, del cantastorie e attore Mimmo Cuticchio, hanno tramandato la magica arte del conto orale e del teatro dei pupi sino ad oggi, grazie all'attività del teatro Opera dei Pupi, situato in una piccola strada nel cuore di Palermo.
figlio del noto puparo Giacomo Cuticchio, Mimmo è il più importante erede della tradizione dei contisti siciliane e dell'arte del puparo. Fin da bambino ha lavorato nel teatro di famiglia seguendo le consuete tappe dell'apprendistato. Nel 1973 apre a Palermo il Teatro dei Pupi Santa Rosalia. Nel 77 fonda l'associazione Figli d'Arte Cuticchio, che da allora si prefigge di salvaguardare l'arte dell'opera dei pupi in un'originale fusione fra tradizione e contemporaneità. Valido attore, capace di alternare sulla scena il tono cantilenante del cantastorie con vari stili e registri, è un maestro della sua arte e ha formato generazioni di artisti. Infatti, lo scorso anno, il docufilm Contami, finalista ai Nastri d'Argento, ha avuto tra i protagonisti proprio Mimmo e alcuni dei suoi allievi. Attore, sceneggiatore, progettista e costruttore di pupi, autore di diverse pubblicazioni sul teatro dei pupi, Cuticchio ha diffuso non solo la conoscenza artistica, ma la passione verso un'arte antica, primo esempio artigianale di una robotizzazione pirandelliana. Compagni delle sue attività e di vita, i figli e la moglie Elisa. Personaggio poliedrico, presente nelle arti visive, la radio, la musica e il cinema, ha preso parte tra l'altro a film e documentari diretti da Francis Ford Coppola, John Turturro, Giuseppe Tornatore. Innovatore, ha saputo affiancare al ciclo classico carolingio quello shakespeariano e delle maschere italiane e la riproduzione di opere sinfoniche di autori classici, di cui il recente e interessante spettacolo Histoire du soldat di Stravinsky negli Stati Uniti. La presenza artistica del maestro Mimmo Cuticchio in ambito internazionale lo ha portato a organizzare anche mostre. Infatti a Palazzo Branciforte a Palermo, sede della Fondazione Sicilia, esiste proprio una sezione dedicata ai suoi pupi. Consegna il premio il presidente Nicola Squitieri. Per un teatrante è sempre difficile stringere un pensiero. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere qua presenti in questo magnifico posto. Una cosa che non mi vorrei dimenticare è ringraziarvi, chi mi ha pensato, chi mi ha proposto, la giuria, che avete avuto la pazienza di leggere, il presidente, tutti, grazie di questo pensiero che io dico sempre che questi riconoscimenti non sono premi perché abbiamo fatto una corsa e siamo arrivati prima o non so che cosa. Sono soltanto riconoscimenti così che qualcuno lavora e tante volte passiamo la nostra vita dove abbiamo la fortuna di essere nominati, rappresentati, oppure no, nessuno saprà mai che è esistito qualcun altro. Vi dico questo perché io sono alla quinta generazione. La mia famiglia porta avanti tecniche e saperi che iniziano nell'Ottocento. Quindi ciò che io ho portato avanti nei miei 75 anni e mezzo, sono tecniche e saperi da un lato, ma nello stesso tempo anche tutto ciò che pensavo che potesse continuare a far vivere un mondo che, come ci insegna la storia, pupi viene da pupus, dal latino, e significa fanciullo. E quindi già nel Medioevo erano nati i pupi. Non sono lo spettacolo folcloristico per i bambini, per i turisti, e purtroppo c'è troppa confusione. Io sono nato assieme ad altri 6 fratelli in giro per la Sicilia, perché dopo il bombardamento del 43 i miei genitori, invece di emigrare con la Palermo bombardata e andare chissà dove, nelle miniere, in Alta Italia, eccetera, hanno messo i pupi sul carretto e sono andati nei piccoli centri alla Sicilia, dove mancavano i giovani, ma rimanevano gli anziani, i vecchi e i bambini. E così mio padre e la mamma hanno fatto sopravvivere uno dei pochi teatrini che resisteva ancora in giro per la Sicilia, dove nascevano le storie ogni sera, nascevano i figli, si
incrociavano il nome dei figli con il nome dei pupi, dei personaggi. Ecco, in questa specie di mondo fiabesco da un lato e concreto dall'altro, perché i teatrini, i miei genitori, non li facevano nei teatri, li facevano nei malasene, dove abbandonavano queste capannoni dove c'era il vino, l'uva, le cose, non c'erano ristoranti, non c'era niente, per cui eravamo sotto tegole e noi siamo cresciuti tutti sani e forti, io e le mie sorelle e i miei fratelli, però con quella vita, fino al 1969. Pitre, nei primi del Novecento, ci parlò di 25 teatrini che c'erano a Palermo e dintorni. Nel dopoguerra sono rimasti 7-8. Mio padre, quando tornò nel 69 a Palermo, c'erano solo 3 famiglie: Cuticchio, Argento, Mancuso. Moriranno i vecchi, i figli cambiano mestiere. L'unico che rimaneva in qualche modo ero io, che avevo i miei 20 anni e che dovevo fare. Ero nato e cresciuto tra i pupi, non sapevo fare altro, né volevo fare altro. Pensavo, quando tutto si distrugge, si brucia una foresta, non è che tutto è finito. Forse un seme è volato col vento, forse un uccello ha portato chissà dove un seme e qualcosa sopravvive da un'altra parte. Cominciai, non fu facile, non venivano più gli adulti perché c'era la televisione che era entrata dentro le case, diciamo la verità. Quindi le telenovelas hanno battuto il ciclo della storia dei paladini di Francia. E quindi io, che iniziavo, sono stato per 2 anni girovago e cominciai a capire che l'unica speranza erano i ragazzi, i giovani. E così mi feci girovago anch'io come mio padre, solo che mentre mio padre e la mamma si fermarono a Palermo a fare gli spettacoli per i turisti, io invece cominciai il primo teatro, lo chiamai, che era quello di accogliere i bambini, i ragazzi, di ogni ordine età nelle scuole, e così per 10 anni ho sopravvissuto, 70-80, poi ho capito che per fare crescere chi governava Palermo e tutti quelli che avevano la mentalità che il folklore era qualcosa di vecchio, di popolare, quindi non c'era niente, cominciai da un lato a studiare per capire esattamente la nostra storia da dove veniva e dall'altro cominciare ad accettare gli inviti fuori Sicilia. Ho avuto il coraggio di uscire fuori, quando ancora il siciliano non c'era Camilleri che portava le sue battute col cinema. E io parlavo l'italiano, il siciliano, quello che capitava, e cominciai a conquistare l'Europa. Poi piano piano si aprirono i continenti, e i 5 continenti l'abbiamo girato in lungo e in largo, non solo nelle grandi città e nelle capitali, ma nei villaggi, nei piccoli paesi, nelle fabbriche, che so, delle lampade, quando c'era l'IDR, la Germania ancora col muro, no? Negli anni 70, io ho fatto una tournée, per esempio, mi hanno fatto portare il teatro dentro le fabbriche, insomma, tutto un mondo vissuto fino ad arrivare poi all'UNESCO. Ma noi lo sappiamo di chi siamo figli e sappiamo se abbiamo figli, ma che è venuto comunque a proposito l'UNESCO, perché l'UNESCO ha detto c'erano tanti teatrini, ne sono rimasti pochi, se no se gli stati italiani, siciliani eccetera non li sostengono rischiano di fare finire. Io tutto questo l'ho letto sui giornali oppure ne sentivo parlare, ma a me non interessava, io ero in viaggio, io continuavo a lavorare per i ragazzi e quindi entravo nelle università. Si parlava dei professori, a me mi hanno aiutato molto le università italiane, forse meno quella di Palermo, devo dire, ma quelle da Lecce, all'Aquila, a Roma, a Napoli, a Milano, mi hanno sempre sostenuto, aiutato, perché la tradizione è qualcosa di antico, ho imparato. La tradizione è come l'acqua di un fiume, che è sempre nuova, è sempre diversa. Forse il letto del fiume, gli argini, hanno 3.000 anni come il fiume Scamandro, che so, di Troia, ma l'acqua deve essere sempre fresca perché continua la vita nel fiume. Presidente, non vorrei parlare ancora perché so che i teatranti rischiamo poi di finire con uno spettacolino alla fine, che è quello poi il mestiere che sappiamo fare. Grazie ancora di cuore di tutto.
Avvocato, mi dai un attimo questo libro? Allora, diciamo che il ministro se n'è andato perché ne avevo un'altra copia, però... Allora, prima il signore ha nominato la moglie, che se no facciamo sempre... Io ho nominato mio padre e mia madre, che sono stati i due proprio insieme, hanno fatto i pupi nel carretto. E io ho una moglie che si chiama Elisa Puleo, che è quella che ormai da 43 anni siamo insieme e ha condiviso la mia vita. Lei si è laureata in architettura, ma non ha voluto fare l'architetto. Quando ha capito che io ero in viaggio, che non avevo né una barca né una nave, ma avevo una zattera dove mi dava aiuto, lei si è messa in questa zattera e mi ha dato una mano. Forse dividerei proprio il valore di una moneta dai due lati, perché lei non voleva viaggiare. Io avevo sempre, come dice lei, la valigia pronta. E quindi lei si è occupata dell'organizzazione. Quest'anno, il 28 luglio, il teatrino, l'ultimo teatro di pupi che nasce a Palermo e che io difendo, e anche se io ho cambiato stavolta la mia vita, anche la stessa tradizione, quel teatrino deve rimanere, almeno come memoria, di un teatro antico. Quel teatrino ha compiuto il 28 maggio 50 anni. Cioè io quando l'ho inaugurato avevo 25 anni e pochi mesi. Mia moglie, io non lo sapevo, mentre io ero in tournée in America di qua e di là, lei ha raccolto i materiali di 50 anni, fotografie, articoli, eccetera, e mi ha fatto questa sorpresa. Prima di partire qua ha pregato i tipografi se potevano darci qualche copia, visto che lo stanno stampando adesso. E anche i tipografi si sono messi a disposizione per fargliene avere 5 copie. E io non ve le posso dare a tutti stasera, ma ve lo darò se mi venite a trovare a Palermo, però almeno una al Presidente. Grazie. Lo devo lasciare. Grazie Presidente. Prendo la mia targa. Premio d'Orso 2023 a Mario Antonio Gonzalez. Madre Nostra è un documentario prodotto da Fondazione con il Sud e Apulia Film Commission e realizzato on the road dal giornalista viaggiatore Lorenzo Scaraggi tra orti sociali, terre confiscate alla mafia e comunità agricole delle campagne pugliesi. Il fine è documentare che l'agricoltura e il ritorno alla terra diventano i propulsori per una nuova prospettiva di vita, oltre gli errori e il passato. La terra, redentrice e punto di partenza per una nuova esistenza per donne e uomini. L'agricoltura che sconfigge la tossicodipendenza e fa rinascere vite. Un primario protagonista è Antonio Mario Gonzalez, che in giovane età, con una passione e una formazione orientata al mare, ha virato puntando verso terra, pur non dimenticando un obiettivo primario: il salvataggio di giovani naufraghi non dalle onde del mare, ma da quelle della vita. Gonzalez ha iniziato dagli anni 2000 ad operare in provincia di Bari con diverse cooperative sociali, tra cui ricordiamo Oltre il Muro a Valenzano e Spazio S ad Altamura, rivestendo i diversi ruoli di amministratore, consigliere, responsabile operativo, ma soprattutto compagno ed esempio per tante giovani esistenze che hanno ritrovato un significato alla loro vita. La formazione sul campo di Gonzalez è stata sempre accompagnata da una costante formazione culturale e di aggiornamento sui temi dell'inclusione e del recupero. Ogni giorno i ragazzi, secondo le loro possibilità e le loro esigenze, sotto la guida di Gonzalez e seguiti dagli educatori, vanno nei campi, coltivano prodotti che non solo vengono utilizzati per la loro mensa, ma riforniscono anche tante famiglie che in questo modo contribuiscono a dare fiducia all'ambizioso progetto di riabilitazione attraverso l'agricoltura. Godere di un lavoro fatto con le proprie mani, prendersi cura di altri esseri viventi, faticare ed essere soddisfatti è una vittoria. Nella riabilitazione non esiste un antidoto magico, ma se si riconosce nell'altro la capacità di poter rinascere e di poter riprendere in mano la propria vita, si è già a buon punto. Ed è proprio in questa direzione che si declina l'operato di Mario Antonio Gonzalez, portato avanti ogni giorno con grande impegno e grande passione.
Consegna il premio il professor Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli. Cercavamo una storia forte, forse l'abbiamo trovata. È la prima volta che mi racconto in una presenza, intanto con tante persone e soprattutto con gli ospiti così importanti. Quindi scusate, ma il mio intervento sarà solo di semplice lettura. Buon pomeriggio. È davvero emozionante e al contempo difficile esprimere le sensazioni che sto vivendo adesso in questa suggestiva aula del Senato. Con estrema franchezza devo dire che quando il 17 aprile mi hanno contattato per informarmi dell'assegnazione del premio, ho immediatamente pensato a un caso di omonimia e successivamente a uno scherzo ben architettato nei miei confronti. Ero stupito, perché quello che faccio con passione ed entusiasmo non pensavo meritasse un premio così prestigioso. Ma al contempo sono contento che questo premio valorizzi non la mia persona, ma il territorio del Sud. Difatti, l'impegno sociale per la mia terra inizia nel 1989, quando lascio la mia città di nascita, Foggia, per trasferirmi a Bari e trovare nuove soluzioni alla mia esistenza, vissuta fino ad allora in un contesto territoriale difficile e di emarginazione. La mia voglia di emergere e riemergere non è mai stata individualistica. Scusate. E mi ha portato nel 1996 a costituire una comunità terapeutica residenziale ubicata nella città metropolitana di Bari, denominata Spazio S, che a tutt'oggi accoglie persone dipendenti da sostanze che seguono un percorso di cura e riabilitazione. Nel tempo ho compreso che curare e riabilitare non era più sufficiente. Sentivo forte il bisogno di dare una risposta alle tante richieste di aiuto e ricerca di lavoro degli ospiti della comunità. Ed è per questo che nel 2001, insieme ad alcuni di loro, abbiamo costituito la cooperativa sociale Oltre il Muro, spin-off della comunità, che si occupa di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nel settore dell'agricoltura sociale, l'apicoltura, l'icicoltura e commesse con enti pubblici e privati. Inoltre, la cooperativa Oltre il Muro, perseguendo l'interesse del territorio in cui è ubicata, ha promosso alcuni progetti di riqualificazione del territorio che cito brevemente, alcune esperienze. Il comune di Frigole, Lecce, dove ci siamo dedicati alle pulizie delle spiagge demaniali. Il comune di Bitritto, Bari, riqualificazione area urbana di concerto con l'associazione del territorio, progetto denominato Villa dei Bersaglieri, promosso e finanziato dalla Fondazione Con il Sud. Poi una menzione speciale la faccio per ultimo al documentario Madre Nostra, che è stato citato nella Madre Nostra, del giornalista e viaggiatore Lorenzo Scaraggi, prodotto da Fondazione Con il Sud e Apulia Film Commission, attraverso il Social Film Fund Con il Sud, ove, insieme a 4 cooperative sociali del territorio, ho potuto raccontare la storia di riscatto di tanti ragazzi della comunità. In conclusione, con orgoglio e sincera gratitudine ricevo questo prestigioso premio Guido Dosso 2023, 44esima edizione, terzo settore, a testimonianza del lavoro svolto dal sottoscritto e anche dai miei collaboratori. Rinnovo il ringraziamento alla commissione giudicatrice e al comitato scientifico. Grazie.
Premio d'Orso 2023, tesi di laurea, Giovanna Sebastianelli. Giovanna Sebastianelli ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale in Management in Turismo e Beni Culturali presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise. Un presidio culturale nelle aree interne di nuova istituzione, presieduto dal rettore Luca Brunese, che negli ultimi anni si è contraddistinto per una forte crescita in termini di funzioni, ma anche di prestigio, facendo onore alle Università del Mezzogiorno. La dottoressa Sebastianelli ha curato una tesi magistrale di carattere geografico-territoriale, dal titolo «Interpretare il cambiamento globale nei processi turistico-territoriali, percorsi di rigenerazione nell'Italia interna», relatrice la professoressa Monica Meini e correlatore il professore Rossano Pozzagli. Un tema fondamentale, quello dello sviluppo delle aree interne, o meglio, le terre di mezzo, una disamina teorica ed empirica, quella elaborata dalla dottoressa Sebastianelli, anche alla luce degli eventi pandemici e del PNRR sui diversi quesiti. Quali significati assume la rigenerazione territoriale nelle aree interne e quali luoghi hanno un'effettiva possibilità di rigenerazione? È possibile creare sviluppo con l'erogazione di finanziamenti per una progettualità con finalità turistica? Le dinamiche legate ai modelli più comuni di policy e organizzazione territoriale hanno un reale effetto? Possono essere assimilati e tradotti in qualcosa di funzionale, sostenibile e adatto al paesaggio? In tal caso, esiste una prospettiva giusta tra l'abbandono completo, termine ultimo di un ciclo di vita territoriale, e lo sforzo continuo di recuperare le pratiche comunitarie e gli spazi anticamente abitati? Tante realtà del Mezzogiorno, ma non solo, sono state esaminate. Biccari, Gibellina, Grottole, Sciacca, Vaccarizzo e Volterra. L'analisi della dottoressa Sebastianelli fa emergere che nelle progettualità di rigenerazione territoriale con finalità turistica i concetti di inclusione, apertura e autenticità dovrebbero trovare riflesso in tutti gli aspetti e in tutte le fasi per riconoscere valore alle persone anche attraverso maggiori pratiche di politica generativa che possano incentivare gli attivatori sociali e amplificare il sentimento di orgoglio comune. La rigenerazione può portare sviluppo territoriale se ci si pone l'obiettivo di offrire più servizi di cui le aree interne sono parzialmente sprovviste. Consegna il premio la dottoressa Marta Herling. Buonasera a tutti. Un anno è l'esatto arco temporale da quando ho letto su un manifesto promozionale la seguente dicitura. Le tre parole chiave del turismo del futuro sono inclusione, apertura e autenticità. Una dicitura che mi ha suscitato delle idee, poi riflessioni, riversate in ricerche, interviste e cambi di programma, fino al termine della stesura della tesi. Un elaborato valutato vincente dalla commissione giudicatrice e dall'associazione Guido D'Orso, che desidero ringraziare per avermi conferito questo premio così prestigioso e di cui sono tanto onorata. Il lavoro di tesi in geografia umana ha avuto come obiettivi, in primo luogo, quelli di interrogarsi sulle retoriche che dagli anni 70 si sono diffuse sulle aree interne, in un secondo momento di decostruirle, analizzando i processi di cambiamento che stanno avvenendo in alcuni territori, che da anni hanno avviato progetti di rigenerazione, poi modificati a seguito delle nuove esigenze emerse dalla pandemia e dagli squilibri geopolitici internazionali. Appunto una disamina teorica ed empirica, la cui analisi si è focalizzata sulle dinamiche intervenute tra il 2019 e il 2022, assumendo la rigenerazione come parola chiave della trattazione. Con un'indagine preliminare esplorativa ha intercettato sei realtà territoriali,
con progettualità locale ma dal carattere globale, con finalità specifiche legate allo sviluppo turistico territoriale, tutte aree interne, secondo la definizione SNAI, per lo più del meridione, abitate da comunità che si differenziano per caratteristiche della popolazione residente, quantità e costruzione sociale. La seconda fase dell'indagine ha assunto poi una prospettiva applicativa, approfondendo progettualità in tre comuni che hanno adottato strategie diversificate, narrate in prima persona da testimoni privilegiati. Redigere questo elaborato è stato piuttosto complesso, figlio di un periodo di iperattività, ma anche di molta sensibilità, dovuta a dei problemi fisici ed emotivi. Ecco perché sentivo l'esigenza di porre attenzione su diverse tematiche, tenendo conto del dualismo globale-locale. Ho posto l'accento su quanto la pandemia abbia inciso su un cambio di paradigma in ambito turistico, sociologico, economico e ambientale, stimolando una riflessione sull'orientare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, cercando di capire quali possano essere le possibili tendenze future e verificare se sono in linea con i cambiamenti e le nuove esigenze dell'uomo e dell'ambiente che ci ospita. In questo quadro composito, quelle che per anni sono state considerate zone fragili, troppo interne, hanno assunto un ruolo chiave. Su queste riflessioni si è basata la disamina sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Commissione 1 nella componente C3 è dedicata al turismo e cultura, un disegno di legge del 2019 sulla montagna e sulle definizioni restituite negli anni dalla Strategia Nazionale sulle aree interne. Ho tentato di dar luce al sud operoso, innovatore, ma anche di delineare una prospettiva di rigenerazione nei paesi, che tanto necessitano di visioni innovative, spazi di confronto, di ripristinare il concetto di persona, di comunità e la cultura dell'essere abitante. Nella progettualità di rigenerazione territoriale, i concetti di inclusione, apertura e autenticità dovrebbero trovare spazio, proprio per riconoscere valore alle persone, anche attraverso maggiori pratiche di politica generativa che possano incentivare percorsi di riappropriazione e o cambiamento. Sono nata in paese e vivo in paese e devo dire sono stata fortunata nel ritrovarmi in un ambiente umano e costruttivo, quale quello dell'Università del Molise, per cui ringrazio il magnifico rettore, professor Luca Brunese, la professoressa Ilaria Zilli, che è in rappresentanza proprio dell'Università oggi con noi, il Dipartimento di Bioscienze e Territorio e la mia relatrice, la professoressa Monica Meini, presente qui tra noi, una professoressa austera ma materna, che con il confronto costante ha stimolato la mia forte curiosità e quella fame di riscatto, ma anche di miglioramento progressivo. Ambienti così sani non dovrebbero essere più l'eccezione, ma il sistema, soprattutto per tanti giovani affamati come me, che vogliono far rinascere i propri territori, ma per farlo avremo bisogno di maggiori servizi, spazi di confronto, risorse economiche e appunto una maggiore dimensione umana. Questo premio lo dedico a mia madre e a mio fratello, sono le mie colonne portanti e a loro devo tutto. E poi ringrazio la mia famiglia e tutte le persone a me care che hanno creduto in me anche quando non l'ho fatto io. Grazie. Targa del Presidente della Repubblica alla Fondazione Sicilia. La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica destinata ad una istituzione economica, scientifica, culturale del Mezzogiorno è stata quest'anno assegnata su proposta del Presidente dell'Associazione d'Orso alla Fondazione Sicilia di Palermo. La Fondazione Sicilia rappresenta la naturale evoluzione della Fondazione Banco di Sicilia, nata il 21 dicembre 1991 dalla operazione di scorporo del Banco di Sicilia. Tale operazione trae fondamento dalla legge Amato Carli del 1990 che ha avviato il processo di privatizzazione delle banche pubbliche. Il 23 maggio 2012 la Fondazione Banco di Sicilia ha mutato la propria denominazione in Fondazione Sicilia.
Con la trasformazione non solo formale, si è inteso sottolineare il profondo legame fra l'ente e il territorio siciliano, con iniziative sempre più protese a valorizzare la cultura dell'isola in diversi ambiti: l'educazione, la formazione, la conservazione e la promozione dei beni artistici e culturali, la ricerca scientifica. La Fondazione, ubicata nello storico Palazzo Branciforte a Palermo, di cui ha avviato nel 2007 il restauro sotto la presidenza del professore Giovanni Puglisi, è anche un polo museale bibliotecario di eccellenza. Il nome della Fondazione è associato a diversi importanti premi, fra cui ricordiamo i premi Mondello e Pirandello. La Fondazione, ente no profit, privato e autonomo, persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale prevalentemente nel territorio siciliano. Essa mette a disposizione le proprie risorse economiche attraverso l'erogazione di contributi per aiutare enti no profit a realizzare iniziative di interesse collettivo. La Fondazione Sicilia svolge un'attività di intervento volta a influire con la massima efficacia sull'ambiente socio-economico e culturale. Sotto la presidenza dell'avvocato Raffaele Bonsignore, anche con la celebrazione del trentennale della Costituzione dell'ente, la Fondazione ha avviato importanti progetti a favore del territorio, destinati alle nuove generazioni e alla lotta alla povertà educativa, vera diga contro la criminalità e il sottosviluppo. Tutto sempre in una visione sinergica e integrata, ma anche operando in rete con altre istituzioni, tra cui la Fondazione con il Sud, per favorire lo sviluppo sociale ed economico. La Fondazione Sicilia rappresenta un faro di cultura, di solidarietà e di promozione sociale, non solo per la Sicilia, ma per il Mezzogiorno e per l'intero Paese. Consegna il premio il giudice Filippo Patroni Griffi e ritira il premio l'avvocato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Sicilia. Autorità, signore e signori, desidero innanzitutto ringraziare il presidente dell'Associazione Guido D'Orso, Nicola Squiteri, e tutti i componenti della Commissione per avere deciso di assegnare questo importante e pregevole premio in rappresentanza del Presidente della Repubblica alla Fondazione Sicilia. La Fondazione Sicilia, così come è stato ricordato, da oltre 30 anni opera nel territorio siciliano e lo fa con un fine, quello dello sviluppo sociale e economico dell'isola, intervenendo in diversi settori: l'educazione, l'arte, lo sviluppo sostenibile e ancora il volontariato. E così come è stato ricordato, non lo facciamo da soli nell'interesse del Mezzogiorno, ma lo facciamo insieme ad altre istituzioni importanti per il Sud, di cui siamo anche soci. Mi piace ricordare l'ACRI, mi piacciono ricordare le altre fondazioni di origine bancaria, qui abbiamo il professor Abbamonte, presidente della Fondazione Banco Sicilia, ma anche la Fondazione con il Sud, e abbiamo il presidente Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud. Tutti insieme operiamo per la crescita della Sicilia, ma in generale per la crescita del Mezzogiorno. E siccome il premio non è stato assegnato a me, avvocato Raffaele Bonsignore, ma è il premio della Fondazione Sicilia, credo che sia giusto condividere questo premio anche con chi prima di me ha amministrato e guidato la Fondazione Sicilia. Intendo riferirmi agli altri presidenti e a tutto lo staff che in precedenza ha lavorato, perché quello che siamo oggi credo che sia il frutto anche del lavoro che è stato fatto in passato. E ancora desidero condividere questo premio con tutti coloro che quotidianamente mi collaborano. Intendo riferirmi al segretario generale, al vicario, al consiglio d'amministrazione, al collegio dei sindaci, a tutti i collaboratori e a tutto il personale, perché io credo che un'istituzione funziona solo ed esclusivamente se sa fare un gioco di squadra, e la Fondazione fa un gioco di squadra, e di questo credo che debba dare un riconoscimento a tutti coloro che mi collaborano. Infine, siccome anche io sono meridionale, anche io sono siciliano, e siccome anche io sono alla fine del mio mandato, credo che sia giusto condividere questo momento che per me è un momento di felicità. Mi trovo a Palazzo Giustiniani,
ricevo un premio alla targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica da a un'autorevole commissione. Desidero condividere questo premio non soltanto con gli amici che da Palermo sono venuti e anche dagli amici romani, ma anche io con i miei familiari, con mia moglie Barbara, con i miei figli Alessandro e Giulia, perché facendo anche la professione di avvocato e dedicandomi alla Fondazione Sicilia, spesso sottraggo tempo a loro, come un po' tutti noi genitori e come mariti, e quindi voglio oggi questo momento di felicità dedicarlo e condividerlo insieme a loro. E infine, siccome sono l'ultimo dei premiati, ovviamente esprimo la mia congratulazione nei confronti di tutti e sono davvero contento che ci sono due giovani del Sud che hanno avuto un premio e anche ascoltandole mi fanno credere che il Sud può ancora credere nei suoi giovani, nel futuro, e quindi sotto questo profilo ringrazio a tutti. Grazie. E si conclude così la 44esima edizione del Premio d'Orso. Ringraziamo gli intervenuti e quanti hanno voluto seguirci attraverso i social con un arrivederci alla 45esima edizione. E invitiamo ora i premiati, la giuria e i componenti del Comitato Scientifico a raggiungere il tavolo della Presidenza per la tradizionale foto di rito. Grazie a tutti e alla prossima edizione. Grazie.